Mentre il 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno: oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Buonasera a tutti. Dopo la prima puntata incentrata sulla storia, stavolta invece inizierò a approfondire il discorso sia sull'aspetto tecnico sia su un aspetto di tipo tattico. State tranquilli, oggi sarò molto ma molto più breve rispetto alla volta precedente. Chiaramente le informazioni che darò oppure quelle che sono le opinioni che esprimerò sono chiaramente non dei precetti da dover rispettare, ma dei suggerimenti che voi potrete decidere se utilizzarli in toto o in parte e che vi serviranno essenzialmente per assecondare comunque quelle che sono le vostre naturali inclinazioni. Da un punto di vista tecnico partirò proprio dalla base, non è colpo punta di dito, ma è il peso, la postura del peso a secondo del tipo di colpo che voi volete fare. Invece, per quanto riguarda l'aspetto tattico, anche qui partirò proprio dalla base, il calcio d'inizio. Il calcio d'inizio che spesso viene molto sottovalutato e che invece è il primo, è la partenza di una partita e quindi è importante anche sapere che cosa si fa già dall'inizio della partita. Iniziamo a parlare di tecnica e quindi della postura del corpo. Diciamo subito che la postura che tieni e dove scarichi il peso influisce sulla direzione del colpo. Se tieni il peso su una gamba, sull'altra, oppure in modo equilibrato su tutte e due le gambe, chiaramente influisce su quella che è la direzione del colpo. Però non c'è un modo giusto in assoluto su come tenere la postura del corpo, ma esiste invece tanti modi diversi a seconda di quello che è il colpo che una persona vuole fare. Allora, per fare un colpo il più possibile dritto, dando chiaramente per scontato che uno il dito lo mette esattamente dal centro della miniatura al centro della palla, occorre che il peso sia perfettamente equilibrato sulle due gambe. Nel mio caso io sono destro, prendo la mira e colpisco la palla. Se io invece voglio fare un colpo un po' di taglio, allora in questo caso se voglio fare il taglio verso la mia sinistra, scaricherò il peso sulla gamba destra. Cosa all'opposto, se invece io voglio fare un colpo di taglio verso destra, allora scaricherò il peso sulla mia gamba sinistra. Altro esempio di postura. Qui sono praticamente una situazione di gioco. Ipotizziamo due tipi di giocate. La prima giocata cerco di liberare la mia miniatura sulla destra. In una seconda giocata cerco di liberarmi direttamente per il tiro. Prima giocata, io devo cercare di colpire la palla nella maniera più morbida possibile, quindi la mano non deve essere soggetta al peso. Io sono destro, il peso quindi deve essere a sinistra. Quindi andrò a colpire in questa maniera per liberare la mia miniatura. Questo è il primo caso. Secondo caso, io invece mi voglio girare subito per poter provare a tirare. Allora, in questo caso cambia completamente la mia postura. Metto il peso sulla mia gamba destra, io che sono destro, per potermi girare. In questa maniera, comunque, mi sono, diciamo, girato verso la porta. Altro caso tecnico un po' particolare. Allora, in questo caso qui non c'è un discorso di scelte. Qui l'unica maniera per potersi girare verso la porta è quella di avere il peso sulla gamba destra. Il peso sulla gamba destra, posizionarsi in questa maniera cercando
chiaramente di girarsi verso la porta. Qui non ci sono altri tipi di scelte, perché devi essere il più vicino possibile verso la palla. Non puoi pensare di agganciare in questa maniera, perché poi dopo consentiresti all'avversario di poter fare la mossa e chiuderti. Invece ti devi girare e devi essere pronto subito o a tirare in porta oppure a guadagnare un bel carvone. Quindi mi concentro, peso sulla gamba, chiaramente equilibrio il dito, la mira la prendo leggermente verso l'esterno in maniera da poter essere subito qui e poter poi dopo provare il tiro. Parliamo di tattica. Calcio d'inizio. Il calcio d'inizio occorre dividerlo in due fasi. La fase di quando batti te, quindi quando hai il possesso, oppure quando ti devi difendere, quindi il possesso ce l'ha il tuo avversario. Molti in realtà questa fase la sottovalutano, infatti rimanendo un attimino a chi batte, spesso vedi il classico lancio in avanti e la ricerca entra subito. Parliamoci chiaro, non è che sia sbagliato, può essere una caratteristica di una determinata persona, però se una persona risponde bene alle miniature e legge bene il tipo di battuta che hai, il rischio è quello che batti direttamente in avanti, quello ti marca subito la palla, arrivederci e grazie, hai già bello perso il possesso della palla. Quindi occorre che una persona sia in grado di decidere e sapersi rendere conto, anche a seconda della situazione della partita, se è il caso di o se c'è lo spazio per provare a fare subito una battuta lunga o se invece sia molto meglio fare una normalissima battuta, controllare tranquillamente la palla, magari gestire tranquillamente la palla portando più o meno in attacco. Parlando invece di difesa, cioè quando praticamente la battuta la fanno la fa il tuo avversario, essenzialmente il mio concetto è molto semplice: quando hai la palla devi pensare a fare gol, quando la palla non ce l'hai devi pensare a non subirlo il gol. Praticamente un po' la scoperta dell'acqua calda, diciamo, parafrasando quelli della notte, catalano, se vi ricordate. In realtà i concetti di difesa sono due: si può marcare o l'uomo oppure, se no, si può marcare lo spazio. Esempio, facciamo per esempio l'esempio di un attacco con un omino che batte e tre giocatori. Io, difensore, su una battuta di quel genere, se decido di marcare l'uomo, vado a cercare di marcare quelli che sono i giocatori. Magari uno batte e io subito cerco di aggredire quelli che sono gli omini per rendere il colpo facile, non possibile, e magari concedere dei tocchi un pochino più difficili. Quando però un attacco schiera molti omini, riuscire a marcare tutti gli omini può essere una cosa difficile. Ripeto, sono considerazioni mie personali basate sull'esperienza, però ci sono delle persone che riescono a farlo e riescono a farlo anche bene, riuscire a portarti il pressing anche molto alto. Però è un atteggiamento molto ma molto rischioso, perché praticamente rischieresti, se non riesci a marcare bene, rischieresti di concedere subito degli spazi per l'entrata. Quindi è utile sapere alternare due modi di difesa: uno sull'omino, però esiste anche il marcare lo spazio. Prendiamo un esempio di attacco semi-aggressivo. Cosa vuol dire marcare lo spazio? Marcare lo spazio vuol dire evitare la possibilità all'avversario, in uno o due tocchi, di riuscire a entrare subito in area di tiro. Quindi ipotizziamo che sia questa a battere. Io magari posizierò le miniature
in maniera da non concedere un lancio direttamente nell'area di tiro, lavorando anche utilizzando magari in difesa il libero nello spazio dove magari io posso pensare che il mio avversario lancerà. Quindi magari il mio avversario, non avendo subito lo spazio, sarà costretto a battere vicino e io ne approfitterò magari per subito portargli un po' di pressione e rallentare la sua azione e quindi consentirmi praticamente di difendere. Per concludere, tratterò la famosa eccezione che conferma la regola, cioè quello che è l'atteggiamento che circa il 70-75% dei giocatori fanno, a mio modestissimo avviso, è l'eccezione. Cioè, che cosa avviene spesso? Chi batte, batte la palla, magari lancia lungo, e cosa fanno chi difende? Manda un omino in attacco. Questo va all'aggancio, manda il secondo omino in attacco, questo ti va a tirare e magari metti subito gol con domini in attacco. Anche qui, parliamoci chiaro, in certe situazioni è una cosa che magari uno è anche costretto a rischiare. Faccio un esempio molto ma molto stupido. Magari stai giocando a squadre, hai fatto gol, non basta il risultato che stai facendo, devi fare un altro gol. Allora che cosa fai? Allora magari allarghi un po' la linea difensiva in maniera da non consentire un'entrata facile. Questo batte, mando l'omino in avanti, questo magari tocca, a quel punto magari dopo aver mandato l'omino in avanti io vado all'aggressione subito, quindi in ogni caso magari è possibile avere un atteggiamento più aggressivo, rischioso, e avere subito qualche omino in avanti perché magari riconquisti la palla, potrei subito ripartire. Quindi, per l'amor di Dio, non bisogna assolutamente escludere nulla, però sempre dal primo minuto, dalla prima battuta, diciamo a ogni tocco mandare un omino in avanti e dopo iniziare a giocare, rischi di iniziare a giocare con l'avversario al tiro e sotto di 1-0. Per oggi basta, saluto a tutti e ringrazio Antonio Maielli di Volterra che mi ha aiutato per le video. Ciao a tutti.